Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'analisi di recap sui mercati, sul DAX e il FTSE MIB per oggi. Innanzitutto dico che abbiamo avuto una lateralità estenuante di nuovo, prima in 70 tick, poi in qualcosa di più, ma davvero con finte contro finte continue. Qui, per sicurezza, volevo soltanto farvi vedere che da questo massimo a questo massimo non possiamo aver avuto una centratura differente perché siamo andati a 45 barre, ma torniamo a noi. Abbiamo aperto con una finta a rialzo, seguita da un ribasso. Siamo andati in chiusura del quinto T-3 e siamo partiti a scheggia all'insù. Ho segnalato che sarebbe stato importante capire rispetto alla media mobile cosa avremmo fatto. Finta a ribasso, sempre nelle prime candele a partire dalle 9.01 fino alle 10.15, infatti abbiamo fatto così, finta ribasso, finta rialzo, finta ribasso, poi di nuovo rialzo. Successivamente ci siamo appiccicati alla media mobile a 50 periodi, abbiamo fatto chiudere potenzialmente il sesto T-3 e da qui potremmo aver fatto partire un nuovo T-3 giornaliero. Riandiamo a vedere bene le durate. Perché siamo su DAX, 30 barre serenissimi. Ovviamente 51 non possibile, quindi confermato il quinto T-3 partito da qui. Qui di nuovo abbiamo avuto un superamento di questo swing che ci dice che da qui dovrebbe essere partito qualcosa, anche se abbiamo visto che a volte il mercato fa alto, ok? E abbiamo almeno 21 barre che ci stanno serenamente sul DAX per avere una chiusura di giornaliero. Giornaliero micro micro, ok? Ma comunque giornaliero, il sesto T-3. A questo punto andiamo ad osservare l'inverso per fare i vari affronti. Come detto, da questo massimo è partito il quarto T-3 che è serenamente chiuso qua, su quel massimo lì. Quindi questo è confermato. Il quinto T-3 può essere arrivato fino a qua? No, 48 barre. Fino a qua eventualmente? Sì. Più probabile che si sia fermato qui a 22 barre, durata ormai canonica 21-22 barre per il DAX, e che successivamente potenzialmente o si sia chiuso qui o stia facendo partire un'altra parte di ciclo. La cosa che volevo farvi notare è che da questo, dunque, questo è il massimo a 12.9, 12.898, 12.903, andiamo anche a prenderci questo, 12.907. Comunque, da questa candela a questa candela, anche tutte queste, abbiamo avuto 20 barre, 4, 8, 12, 16, 20. Abbiamo avuto 5 ore di lateralità ribasso, per cui teoricamente qui può essersi chiuso che cosa? Il primo T-1, o eventualmente anche soltanto il primo, sì, è un T-1 comunque. Il primo barra secondo T-1 a tre tempi di questo ciclo. Vi faccio notare che prima abbiamo avuto un due tempi classico, successivamente abbiamo fatto 1, 2 e 3. Quindi, se abbiamo fatto anche soltanto 1 e 2, qui dovremmo fare 1 e 2 con chiusura più in alto. Il discorso è che stiamo andando a cercare la chiusura del primo T-1 per poi capire da dove possa essere partito. Sul quarto T-3 inverso non abbiamo traccia, anche se volessimo fare i sofisti, anche da questo massimo a questo massimo abbiamo 4 e un quarto, anche qua abbiamo 3 e un quarto, quindi anche qui potrebbe essersi chiuso. Partenza del secondo T-1 con un T-2 completo sotto questo massimo, sempre d'inverso, e a quel punto avremmo la possibilità di un allungamento verso l'alto, anche perché abbiamo avuto un primo T-3 inverso del secondo T-1 laterale,
e un secondo che è di nuovo stato laterale e che o sta facendo partire il terzo oppure deve ancora andare a chiudere. Capite che però con questa lateralità, come quando succede di essere sempre chiusi in un box di gun, diventa molto più difficile capire dove stanno partendo i cicli e quindi bisogna aumentare la propria visione. E come si fa? Si passa ai cicli superiori. Se non riusciamo a fare una chiara scissione dei T-3 inversi, come dei T-3, andiamo a vedere i T-2, andiamo a vedere i T-1, eccetera, eccetera. Ok? E cerchiamo sempre di andare a affrontarci sulle condizioni minime necessarie. Per quanto riguarda l'indice, come vi dicevo, ha preso piede al 100% l'opzione B, ovvero il fatto che da qui sia partito un secondo T, che però è arrivato a 6T-3, peraltro facendo un minimo a 12.811 e un minimo qui a 12.812, che è una roba che detesto perché a volte succede e mi insospettisce, e a volte succede prima di una ripartenza verso l'alto, ma è così. Gli HFT non, a volte magari non possono essere perfetti. E un'altra cosa che vi faccio notare è che è vero che siamo andati in death cross qua, ma stiamo anche iniziando a riuncinare verso l'alto. Abbiamo provato a bucare la media mobile a 50 periodi e ci siamo tornati sotto, abbiamo chiuso sotto. Abbiamo provato a bucare l'Akumo e ci siamo ritornati però sotto per ora. Questo per quanto riguarda il DAX, anche perché anche qui un'altra cosa interessante è farvi vedere come setto le mie medie mobili. E caspita, ha fatto un bel rimbalzare su questa, che è quella relativa al T più 2 mensile. Peraltro anche in questo caso la blu sta provando a uncinare verso l'alto e a breve potremmo avere un golden cross con la gialla che simboleggia il nostro T-1. Ok? Per cui siamo andati a chiudere su una che simboleggia il T più 2, abbiamo fatto già un gran bel rintracciamento rispetto a quello che potevamo fare. Per quanto riguarda il nostro FTSE MIB, abbiamo una situazione un po' diversa, ok? Ve la faccio rivedere. Tac, tac. Qui abbiamo che, allora, il quarto T-3 si è chiuso qui, a 36 barre perché qua non si può andare, e quindi questa è univoca come cosa. Il quinto T-3 ha chiuso qui dopo 29 barre, non può aver chiuso a 52, quindi anche in questo caso è univoco perché se si è chiuso qua e che abbia creato quindi un T-1 che però ha già iniziato a chiudersi, se un T-1 se no anche solo un T-2, ok? E che ha dato la condizione sufficiente per la chiusura del T settimanale anche qui, beh anche ben più del T settimanale. Qui abbiamo avuto peraltro 23 barre, anche qui cosa sospetta, e non abbiamo soltanto un T-2 ribassista, condizione sufficiente per la chiusura di un T più 1 partito qua, il 10 di luglio. Abbiamo qualche cosina di più, abbiamo tutto un settimanale ribassista, che potrebbe persino chiudere un T più 3, per altre cose. Ma non mettiamo troppe idee strane in testa, dato che qua siamo arrivati già a 12 barre durata minima di un T più 1. Ricordiamoci che anche sul secondo T siamo arrivati a 6 barre, che è il minimo di durata per un T settimanale. D'inverso, come vedete, abbiamo spinto tantissimo. 1, 2, 3, 4, 5 candele. Adesso bisognerà vedere se vogliamo anche andarlo a chiudere almeno un settimanale d'inverso e se vorrà fare un 6 giorni più 6 come sta facendo questo di indice. Per cui, come vedete, qui la centratura è corretta, secondo T partito
20 luglio era l'opzione B, ve la ricordo, e siamo stati sempre sul filo per tutta la giornata fino alla chiusura nell'ipotesi A, poi violazione di questo minimo e siamo andati appunto in opzione B. Ricordatevi sempre che è importante confutare ciò che vedete, la vostra ipotesi. Un analista, se pensa sempre di avere ragione e che il mercato gli debba dare ragione, rischia di perdere i soldi. Oggi noi non abbiamo fatto niente come operazione. C'era il discorso della chiusura del T-1, che è stata fatta, assolutamente, l'abbiamo avuto appunto anche in questo caso qua, perché abbiamo avuto quante candele sotto questo massimo? Ne abbiamo avute perlomeno 8, 2 ore? Qui è un po' poco in realtà. Sì, se allunghiamo qua. Non è bello, ma comunque iniziano a diventare 15, 4, 8, 12, 16. Qualcosa di più c'è, effettivamente. Non mi fa impazzire. Se dovessi guardarlo da questa parte, preferirei invece guardare quest'ultima parte qua. Con 3 e un quarto, qui abbiamo eventualmente una prima parte di chiusura di un eventuale T-1 ancora in verso. Essendo già in quinta candela, mi aspetto che poi piano piano si possa eventualmente iniziare ad andare a chiudere il T-inverso con una spinta verso l'alto di nuovo, verso il trend principale, anche se bisognerà continuamente continuare a vedere che cosa sta partendo da qui, da questo massimo di T-inverso che è già arrivato a 5 T-3 inversi. Soltanto un T-inverso e il quarto, ma caspita, ha iniziato a fare già un bel movimento. Oppure è quel T+1 inverso, è quel mensile inverso di cui vi parlavo, e che ha minimo bisogno di 6 T-3 rialzisti, ovvero ribassisti, di indice per partire, e non li stiamo facendo. A vincente? Spero di sì, perché dovrebbe esserlo per chi conosce bene. Che per chi sta approcciando e studiando bene la ciclica evoluta, per gli altri potrebbe essere meramente arabo barra parole che non servono a nulla. Per cui riflettete se è così, perché se fosse questo il caso, o lasciate perdere perché non ci capite niente e non avete voglia di fare uno sforzo e quindi volete rimanere carta da parati, oppure magari ha senso invece darci sotto, ma stabilire innanzitutto un obiettivo, perché senza un obiettivo non riuscirete a fare nulla. Quindi, qual è il vostro obiettivo? Perché seguite queste analisi? Cosa vi piace di queste analisi, se vi piacciono, eventualmente, anche perché abbiamo sempre quei due dislike che sono meravigliosi. Chiedetevi sempre qual è il vostro obiettivo. Perché se non avete obiettivo, state perdendo tempo. Ok? Qui stiamo parlando di trading, di soldi. Non vi perdete il tempo. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata.